Abbiamo già definito le trasformazioni adiabatiche come quelle in cui il nostro gas perfetto non scambia calore con l'esterno. E abbiamo visto anche per il primo principio che se la trasformazione adiabatica è un'espansione, allora il gas compie lavoro verso l'esterno, quindi cede energia all'esterno in forma di lavoro motore, ma non potendo prendere questa energia dal calore, perché è termicamente isolato dall'ambiente esterno, deve attingerla all'energia interna, quindi la sua energia interna diminuisce e il gas si raffredda. E infatti questo è il motivo per cui lo stato del gas scende da una temperatura a una più bassa. Viceversa, se la trasformazione adiabatica è una compressione, quindi il gas va da B verso A, il gas riceve energia dall'esterno perché viene compresso, subisce lavoro dall'esterno, quindi fa un lavoro resistente, vuol dire energia che entra nel gas. Questo lavoro, energia che entra nel gas, non può essere smaltito all'esterno perché il gas è termicamente isolato e quindi non può scaricare calore verso l'ambiente. Allora questa energia che entra in forma di lavoro di compressione viene immagazzinata tutta quanta nell'energia interna, il gas perciò si riscalda e quindi vediamo infatti che la temperatura del gas sale da questa isoterma a una isoterma più alta. Ora dobbiamo vedere qual è la formula, l'equazione della adiabatica. Si può dimostrare che è questa, pressione per volume alla gamma uguale pressione per volume alla gamma. Gamma è l'indice adiabatico, quindi il rapporto tra il calore specifico molare a pressione costante diviso quello a volume costante. Un rapporto che è sempre maggiore di 1 e dipende dal tipo di gas che abbiamo. In linea teorica, siccome il calore specifico molare a pressione costante è uguale a quello a volume costante più R, questa è la relazione di Mayer, allora eseguendo i calcoli otteniamo 1 più R su CV e sempre in linea teorica il calore specifico molare a volume costante è un mezzo per i gradi di libertà per R. Dico in linea teorica perché questa è una modellizzazione. Abbiamo visto come conviene invece utilizzare i calori specifici sperimentali piuttosto che quelli teorici che sono semplificati. Comunque, se noi utilizziamo il valore teorico, otteniamo quindi 1 più 2 su L oppure L più 2 su L. Questo è l'indice adiabatico, ma in realtà non serve fare tutto questo calcolo, basta dividere CP diviso CV. Spesso però negli esercizi e nei problemi non si hanno a disposizione le pressioni e i volumi, ma per esempio le temperature e i volumi. Facciamo un esempio concreto. Immaginiamo di conoscere il volume iniziale VA e di voler calcolare il volume finale VB. Dovremmo anche conoscere però le pressioni PA e PB, altrimenti avremo un'equazione con più di un'incognita. Immaginiamo invece che di queste due pressioni PA e PB ne conosciamo una sola, quindi abbiamo un'equazione con due incognite. Però può darsi che invece delle pressioni conosciamo le temperature in A e in B. Allora dobbiamo riscrivere l'equazione di trasformazione dell'adiabatica invece che con le pressioni, con le temperature. Come si fa? Al posto delle pressioni scriviamo nRT su V con l'equazione di stato dei gas perfetti. Adesso quindi al posto delle pressioni sono comparse le temperature. nR si semplifica. VA alla gamma e VA diventa VA alla gamma meno 1, lo stesso VB alla gamma meno 1. Quindi abbiamo un altro modo di scrivere l'equazione dell'adiabatica, che invece di esprimere, di utilizzare pressioni e volumi, utilizza temperature e volumi. Adesso invece immaginiamo di voler eliminare i volumi per farci comparire le temperature, così da avere un'equazione che invece che le pressioni e i volumi utilizza le pressioni e le temperature. Facciamo allora un procedimento simile a prima, cioè al posto dei volumi scriviamo, utilizziamo insomma l'equazione di stato dei gas perfetti e quindi al posto dei volumi scriviamo nRT su P, sia in A che in B. Semplifichiamo NR, poi PA e PA alla gamma al denominatore, dovremo in qualche modo metterli insieme, lo stesso le PB. Allora conviene estrarre la radice di indice gamma da questa equazione, quindi fare la radice di indice gamma a tutti i termini fattori. Perciò qua alle parentesi sparisce gamma e rimane TA su PA e TB su PB, mentre invece compare 1 su gamma a PA e PB, PA 1 su gamma, PB 1 su gamma, quindi in pratica abbiamo elevato l'equazione di prima alla 1 su gamma, così che il gamma va via dalle parentesi e compare 1 su gamma alle pressioni PA e PB. Infine mettiamo insieme le PA,
portando pA alla 1 su gamma qua sotto, quindi abbiamo pA alla prima meno questo meno 1 su gamma è lo stesso pB. Abbiamo quindi ottenuto un'altra equazione della diabatica che fa uso delle temperature e delle pressioni. Quindi queste sono tutte e tre le espressioni della diabatica. La prima è la più semplice, fa uso di pressione e volumi. La seconda fa uso di temperature e volumi. La terza fa uso di temperature e pressioni. Di solito si usa la prima, che è più semplice, ma in base ai dati degli esercizi e dei problemi può darsi che convenga ricavare e utilizzare una di queste altre due.